Ciao a tutti ragazzi, sono EduFoco199 e benvenuti in questo nuovo video. Scusate, mi allontano un attimo perché sto vicinissimo, ok? Questo sarà un video un po' diverso, non una recensione, perché mi è venuto in mente che lo dovevo già fare, però mi ero dimenticata di farlo. Questo sarà il video dello sfoglio dell'anteprima, questa qui, regalata dal mio commentario, numero 260. Di questa uscita appunto ad aprile 2013, questo mese, prezzo 1 euro. E ovviamente è mensile, insomma. Allora. La copertina raffigura Iron Man, ma io la parte dei fumetti non me la mostro. Vi mostro solamente. Ecco, andiamo bello, bello, bello al sommario. Fumetti italiani, fumetti USA. No, la parte dei fumetti non me la mostro perché. Comunque. Ah no, però. Aspettate un attimo. Scusate, mi hanno messo da starnutire. E se mi abbasso di nuovo è perché starnutisco, non mi piace starnutire in video, non lo so perché. Se ci sono appunto le parti dei fumetti non me le mostro. Allora, vi parlo un po' di Osama Game, edito per Planet. Osama Game lo volevo già prendere. Osama Game è questo qui, questo, scusate, questo a fianco non c'entra niente. Osama Game è questo qui che lo volevo già prendere perché mi è incuriosita tantissimo la storia appena diciamo l'ho letta. Allora vi leggo quello che c'è scritto, però cerco di diciamo di, perché non l'ho letto nemmeno io questo, cerco di sintetizzare. Allora, una decina di anni fa, nel 2002, un film a basso budget di Gore Verbinski terrorizzò il mondo. Si chiamava The Ring. Guardavi una videocassetta, poi ricevevi una telefonata e poco dopo la morte era assicurata. Perché la cosa che spaventa davvero della morte non è l'oblio conseguente, ma la sua imprevedibilità. Non è un dettaglio che The Ring fosse l'adattamento di un romanzo omonimo giapponese di Koji Suzuki. Basta pensare a una serie di successo come Ikigami. Ecco, trasportate il concetto nell'epoca dei cellulari e dei social network che avrete Osama Game. 32 compagni di classe diventano vittima di un folle sconosciuto che li costringe a giocare al perverso gioco del re. Il perverso gioco del re. Ogni giorno ognuno di loro riceve un messaggio sul cellulare e deve seguire le istruzioni. Se non lo fa, la morte è assicurata. Se non lo fa, la morte è assicurata. Ma obbedire può portare a conseguenze ancora peggiori. E mentre il mondo di The Ring almeno si poteva evitare di rispondere al telefono, agli SMS non ci si può sottrarre. Osama Game è prima di tutto un romanzo di Nobuaki Kanazawa, che ora viene pubblicato in esclusiva in Italia da Planet Manga. 300 pagine a 14,90 euro. Neanche un manga che esordisce ad aprile per lo stesso editore. 5 volumi da 176 pagine ciascuno, affidati ai disegni editori Renda, a 7,50 euro. Il romanzo e il primo volume del manga si possono acquistare anche insieme in un pack al prezzo scontato di 18,90 euro invece che 22,40 euro. Ok, questa quindi ho cercato di accorciare e togliere alcune parti perché comunque è scritto abbastanza piccolo, quindi però visto diciamo no, ho deciso ora proprio di non prenderlo più perché comunque 18,70 euro è troppo francamente, quindi non voglio più prenderlo. Nulla, mi interessava però magari lo leggerei scanno, ma non credo. Perché comunque ora che ho letto proprio la trama in sé, non mi sembra che sia un manga adatto a me, francamente. A me non piacciono i manga horror e cose del genere, quindi non lo prendo più. Poi vabbè, poi c'è Iron Man alla riscossa, questa parte dove c'è proprio descritto tutto di Iron Man. A proposito, al cinema è uscito Iron Man 3, se ti interessasse. Conan Doyle, questi sono tutti fumetti, 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 che non mi interessano. A me interessano i manga, non i fumetti. Aspettate. Ah, ecco, ora iniziano i manga. Allora. Questi non mi interessano. Ah, volevo provare anche a prendere Valkyria Chronicles. Chronicles. Sì. Chronicles.
Oggi l'inglese non va molto bene. Che praticamente è un titolo che mi aveva consigliato una mia amica e io ho deciso comunque, ho detto, vabbè, proviamolo. Infatti ora vedo di leggere un po', che okay. Principato di Gallia, 15 marzo 1935, le truppe della Federazione Imperiale dell'Est hanno passato il confine e i cittadini di Brühl vengono colti di sorpresa. Per fortuna fra loro c'è Velkin Gunther, che cercherà di fronteggiare il nemico col gigantesco Edwels, il carro armato che ha trasformato suo padre in una leggenda. Vabbè, direttamente dall'omonimo videogame, insomma, cosa si sa. Poi, volevo prendere Silver Spoon numero 5, però questo mi sa che uscirà a giugno, quindi dovrei prendere il numero 4, che non ho idea di quando sia uscito. Vabbè, suppongo che sia, mi ricordo, credo che sia bimestrale. Comunque, il 4 dovrebbe essere uscito proprio questo mese, quindi sia bimestrale. Comunque, io c'avevo già il 3, quindi ora dovrei prendere il 4. Vi leggo la trama. Il festival scolastico, le attività del club di equitazione, lo studio, gli amici da aiutare. Per Hugo pare non esserci un solo momento libero. Come se tutto questo non bastasse, ecco che da nulla appare un nuovo importante impegno operaci che renderà la sua vita ancora più frenetica. Quindi vedremo. In realtà ero un po' indeciso se continuare Silver Spoon, perché comunque ho tante 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 cose da prendere. Quindi Silver Spoon, che bene o male sì, è una serie leggera, ma francamente ci sono serie leggere che mi piacciono molto molto di più di Silver Spoon, quindi valuterò se continuarlo oppure no. Poi uno che devo assolutamente prendere, che è il prossimo, il numero, mi sa, 7 uscirà, sì, il numero 7 uscirà a maggio, quindi tra un mese, è Giant Killing, però questo è il numero 9, come potete vedere. Quindi io devo ancora prendere il 7 che uscirà a maggio, non vedo l'ora di prenderlo. Vi leggo la trama. Vabbè, Giant Killing è meraviglioso, cioè è stupendo, è incredibile, è fantastico, è unico, davvero una cosa assurda. Comunque, l'emozionante sfida tra Itu e Osaka Guinness giunge al termine. È davvero possibile per i giocatori di Mr. Tatsumi sconfiggere la corazzata guidata in maniera perfetta da Mr. Dalfer, la squadra prima classificata e finora imbattuta? Prima classifica, la squadra prima in classifica e finora imbattuta? Scopritelo in questo appassionante numero, che ci racconterà anche molti dettagli inediti sul passato di uno degli astri nascenti del campionato giapponese, Daisuke Tsubaki. Vabbè, io adoro Tatsumi e Tsubaki, adoro tutti quanti praticamente in questo manga. Non c'è neanche un personaggio che mi sia antipatico, però in particolare Tsubaki e Tatsumi, cioè io li adoro in una maniera incredibile. Poi, vabbè, qui c'è Sketch Dance 16, che l'avevo praticamente interrotto perché non mi era piaciuto per niente. Sketch Dance. Ah, però già siamo arrivati al numero 16. Boh. Poi Enigma 4 di 7, che detto con franchezza non mi interessa per niente. Sfida mortale, Bakuman, dagli autori di Death Note. Ah, io Death Note vi ho fatto pure una recensione. Death Note è davvero bello come manga, molto molto bello ed interessante, però Bakuman non mi è piaciuto per niente, devo dire, la verità. L'uomo tigre l'avevo già adocchiato, però francamente dopo aver letto la trama mi interessa ancora di meno. Evangelion Collection 13. Questo lo volevo leggere, ora mi è venuta proprio la curiosità. Impatto finale. Devo vedere se recuperare la serie. Vedete qui, questo. Allora, nel 2015 l'umanità è sull'orlo del Third Impact, è l'ultimo baluardo, è nel cuore dell'agenzia speciale NERV. Finora tutto è andato secondo i piani di G, ma nemmeno lui può prevedere quale ruolo giocherà suo figlio Shinji nello scontro finale. Qui non racconta la trama, quindi non ho idea, proverò a leggere se è nei clip. Allora, poi c'è Soul Eater 23, che questo dovrebbe uscire a giugno. Io avevo il 22, sì, avevo preso il 22. Vabbè, Soul Eater è una vita che continua, cioè credo che sia uno dei manga più vecchi che abbia mai preso. Anche di quello dovrò farvi una recensione, sì. A me Soul Eater piace, però non è, diciamo, uno di quei manga su cui mettere la mano sul fuoco se può continuare anche per i prossimi, a essere così bello anche per i prossimi volumi. Soul
Solo con i manga metto la mano sul fuoco, tipo Gian Killing, ce la metto e come. Però Soul Eater, nonostante sia bello, non è bellissimo, non è incredibile. Quindi io comunque non metterei la mano sul fuoco, anche perché mi è piaciuto francamente molto, molto, molto di più l'anime che il manga. Io lo continuo il manga perché comunque è sempre bello da leggere. Però francamente sto fatto del Kishin, che ogni volume all'inizio si avvicinano al Kishin, poi finito il volume si allontanano di nuovo e vabbè, qua sto a Maradan, finiamolo insomma. Ora sarò un po' esagerata, però è così per me. Comunque Soul Eater 23 uscirà il 13 giugno, prezzo 4,20 euro, insomma, si sa. Lo scontro tra gli uomini della Shibusen, perché io non sono mai riuscita a leggere questo, il nome completo della Shibusen nel manga, e poi sono abituata più all'anime che al manga di Soul Eater, che mi è piaciuto molto molto di più. E i sostenitori del Kishin Ashura si fa sempre più acceso e potrebbe non bastare nemmeno impegnarsi al 100% per riuscire ad avere la meglio sul proprio avversario. Per questo Lord Shinigami prepara un colpo a sorpresa. Vedremo se nel numero 23 ci avviciniamo senza allontanarci un po' al Kishin. Vedremo, vedremo. Ed è questo. Anche perché francamente ora sta diventando una sottospecie di horror nel manga Soul Eater. Nell'anime no. Però nel manga sì, l'anime mi è piaciuto nettamente di più del manga, quindi vi consiglio molto molto più quello. Comunque io lo continuo sempre Soul Eater perché è sempre bello. Allora. Poi c'è questo, voglio provare a prendere anche questo. Checkaishi, professore Acchiappademoni 29, solo per fumetterie, obiettivo mantenere il controllo di se stessi, gli abissi della forza. Avere un animo privo di turbamenti, una mente sgombra d'ogni pensiero. Yoshimori, quando ha saputo che questo è il segreto per padroneggiare la forza, ha dedicato tutto se stesso ad apprendere la tecnica del vuoto mentale. Ma basta un singolo evento per perdere il controllo. Nel corso della battaglia contro gli invasori della Terra, il Karasumori accade qualcosa di Karasumori, accade qualcosa di imprevisto. Anche questo uscirà a giugno, ma francamente non ho capito bene di cosa parli. Forse perché è stagione numero 29? Non lo so. Allora. Qui c'è di nuovo Sama Game, che credo occupi circa tre quarti delle anteprime. Anche la scorsa anteprima c'era sempre Sama Game. Comunque, ah, anche qui dietro c'è Sama Game. Eccola. Poi Codebreaker, che me l'avevano consigliato, però non credo che prenderò francamente. Ah, il libro dei demoni. Kaita Shincho. Kaita Shincho. Ok. Questo volume 8 di 8, quindi dura poco questo manga e questo sono sicura di volerlo prendere. Assolutamente. Questo qui. All'inizio quando lo vedi in fumetteria lo snobbai un po', però ora ho deciso che lo voglio prendere, assolutamente. Allora, mi leggo questo. Lo scopo di, si concludono le avventure di Sotaro. Lo scopo di Sotaro e Momo è sempre stato quello di ritrovare il leggendario Kaita Shincho Zero e per poter eliminare tutti i demoni malattia chiamati Bioma. Ma cos'è realmente il Kaita Shincho Zero e cosa comporterà utilizzare il suo potere? Quindi voglio prenderla anche perché la copertina mi ispira un casino. Mi ispirano un casino queste copertine. Credo che non ci sia più niente da prendere, eccetto queste immagini di gatto, niente più niente di interessante. A me non piacciono i gatti comunque. Ah, poi dovrei prendere questo per a giugno. Devo ordinarli tutti, la serie completa dal 2 al 4. Io sono un lupo. Questo qua lo devo assolutamente prendere. Non mi voglio fare spoiler, quindi non lo leggo. Poi, vabbè, ho visto che gli Harley è arrivato al numero 8, ma questo francamente con l'andare avanti diventa sempre più brutto, quindi è sempre più o meno interessante. Quindi questo non lo prendo. Poi non credo ci sia nient'altro. Ah, per chi interessa. Che cos'è la guida di Fairy Tail? Più colorata. Per chi interessa, a me non interessa perché a me non piace Fairy Tail, però per chi interessa c'è Fantasia Fairy Tail Illustrations di Hiro Mashima. Questa qui. Se vi interessa uscirà il 18 euro, Hiro Mashima, sono in fumetteria il 20 giugno, quindi. Ma a me non piace Fairy Tail, quindi a me non interessa, ma per chi interessa io lo faccio vedere. Quindi questa anteprima, spero di non avervi annoiato e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, e scusate se sono andato un po' veloce, però sì, se sono in due